d'accordo. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, signora Presidente della Commissione europea, signor Presidente del Senato, onorevoli ministri e parlamentari, autorità, relatori, care colleghe, cari colleghi, care studentesse, cari studenti, care alunne, cari alunni, signore e signori, benvenuti alla Bocconi. Presidente Mattarella, magnifico rettore, Professor Zironi, distinguished guests and speakers, dear students, dear faculty, carissimo Mario, it is such an honor to join you today to celebrate 120 years of outstanding accomplishment by Bocconi University, but also the conclusion of your amazing tenure as president of this university, dear Mario. Oggi l'Italia è più europea e c'è più Italia in Europa. Grazie, Mario. So, ladies and gentlemen, please join me in congratulating a great Italian, a great economist, and a great European. Grazie, Mario. Guidato da mia sorella Claudia, studentessa del terzo anno di Lingue e Letterature Straniere alla Bocconi, misi piede qui per la prima volta nell'estate 1961, nel momento in cui veniva eretto il muro di Berlino. Mi iscrissi, non esisteva allora il numero chiuso e la prova di selezione,
forse diversamente non sarei mai entrato alla Bocconi. Le prime scelte per la mia educazione erano state fatte in modo risoluto da mia madre Lavinia, che mi aveva iscritto al Leone XIII per le elementari e le scuole superiori, e in modo liberale, cioè senza alcun esplicito indirizzo o influenza, da mio padre Giovanni, il quale peraltro, dopo essere rientrato dall'Argentina, dove era nato nel 1900 da una famiglia varesina emigrata in Argentina, aveva scelto per i suoi studi superiori, una volta rientrato in Italia, di studiare alla Bocconi in Largo Treves, avendo tra i propri docenti Luigi Einaudi. Può darsi perciò che un'influenza io l'abbia subita. Non ci sono più purtroppo i miei genitori e mia sorella, c'è ancora, grazie a Dio, mia moglie Elsa, presente per qualche ragione già alla mia seduta di laurea nel 1965, e che nei 10 anni di nostra vita a Bruxelles deve pur aver dedicato qualche momento anche a me nei ritagli di tempo che il professor Amato le lasciava. Non ha detto Giuliano Amato che al tavolo sedeva a volte una persona che si trova qui oggi, la cui fiducia tetragona e aggressiva nei confronti dell'Unione Europea e della concorrenza era di molto superiore alla mia, Elisabetta Olivi, che so che Giuliano ricorda. Ebbene, mia moglie Elsa in tutti questi decenni ha sopportato me e supportato la Bocconi in modo fantastico. Nostro figlio Giovanni è divenuto lui stesso bocconiano del DES, non così nostra figlia Federica, che con grande saggezza ha scelto di volare alto, anche se vicino, e si è iscritta e ha fatto l'Università Cattolica. E poi, mettiamoci nei suoi panni. Federica ha avuto un nonno bocconiano, un padre, un fratello e anche un marito bocconiano. E già si avanzano 5 adolescenti nelle famiglie di Federica e Giovanni. Come nonno, io mi auguro, carissimi Edoardo, Giovanni, Lavinia, Tommaso, Margherita, che voi vogliate scegliere strade diverse nelle scienze, nelle arti, in altre professioni. Certo che non mi sento di escludere completamente che in questi anni nelle vostre famiglie qualche volta il nome Bocconi l'abbiate sentito. In Bocconi, ho pochissimi minuti e cerco di Ciononostante fare qualche ringraziamento. Io nei primi 2 anni avevo nessuna vocazione e pensavo di avere l'aspirazione di essere assunto in qualche azienda, allora era facile. Ma al terzo anno il professor Ferdinando Di Fenizio, politica economica e finanziaria, mi infiammò con l'idea che si possa trasformare la realtà attraverso lo studio e la pratica dell'economia. Poi lasciò la Bocconi. Dopo la laurea, il professor Gasparini mi ha guidato nei primi molti anni della carriera accademica e gli sarò sempre profondamente grato. Tutti i rettori che sono stati nominati
durante il periodo in cui io sono stato presidente, sono qui oggi: Roberto Ruozzi, Carlo Secchi, Angelo Provasoli, Guido Tabellini, Andrea Sironi, Gianmario Verona e ora Francesco Billari. Siete voi che avete fatto grande la Bocconi. E con voi i consiglieri delegati, oggi da 4 anni Riccardo Taranto ed è qui il suo predecessore Bruno Pavesi. Io devo ovviamente moltissimo a ciò che hanno costruito i presidenti che mi hanno preceduto, da Leopoldo Sabatini a Giovanni Spadolini. E sono anche grato ad Angelo Provasoli che mi ha ora voluto al suo fianco all'Istituto Javot Bocconi. Saluto anche con particolare affetto e riconoscenza Luigi Guattri, che oggi non è qui, ci segue però in collegamento, è stato un pilastro della Bocconi come professore, rettore, consigliere delegato e sarebbe stato lui il naturale presidente dopo il presidente Spadolini, ma ha scelto diversamente ed è toccato a me. Al nuovo presidente Andrea Sironi formulo tutti gli auguri del mondo e lo invito a tenere sempre presente che se la sua durata in carica dovesse essere pari alla mia, avrà lungo lavoro e chissà quanto proficuo fino al 2050. Quindi segniamoci 2 date, caro Andrea, nelle nostre agende, tu il 2050 e io, più improbabile, il 2040 di cui parlava Giuliano Amato. Al Corriere della Sera ho dovuto e devo moltissimo, sono commosso per le parole che Ferruccio De Bortoli ha pronunciato questa mattina. Devo dire che però non avete mai rifiutato un articolo, malgrado le ore così tardive. Sono molto grato nell'oggi al presidente Cairo, al direttore Fontana, che sono qui con noi. Una parola sull'Europa. Io ho desiderato in questa circostanza invitare, e tutti mi hanno immediatamente e affettuosamente detto sì, le persone che nella mia vita sono state responsabili dell'avermi mandato in Europa. Aveva accettato di essere con noi oggi Silvio Berlusconi, che nel suo primo governo mi nominò commissario europeo. Purtroppo non era in grado di venire questa mattina. Lo ringrazio comunque moltissimo di aver accettato e faccio a lui e alla sua salute tutti gli auguri. Ho invitato poi chi mi ha confermato commissario, Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, con il consenso del Presidente designato della Commissione Romano Prodi. Vi ringrazio ancora e a Romano Prodi devo poi un grande ringraziamento per la fiducia che mi ha dato, assegnandomi forse la posizione più potente e quindi anche pericolosa tra i vari commissari. Trattandosi d'Europa devo anche dire, lo rivelo per la prima volta, che in più occasioni ho avuto, compresa quella se tornare in Italia dopo il primo mandato o cercare di averne un secondo, ho avuto molte conversazioni con il cardinale Martini che dell'Europa aveva una visione altissima. E ho anche desiderato oggi che fossero presenti quelle persone che nell'altra mia esperienza pubblica, che è stata ricordata, quella di capo del governo nel 2011, hanno fatto sì che la cosa potesse avere luogo. Ricambio al presidente Napolitano con ogni augurio una parola di grande affetto e di grandissima riconoscenza per la
fiducia che ha sempre avuto in me, anche in momenti difficilissimi per il nostro paese, e le forze politiche che hanno per un anno sostenuto quel governo sono state guidate allora da persone che ho desiderato di avere presenti qui oggi con noi, per il Partito della Libertà, oltre a Silvio Berlusconi, Angelino Alfano, per il Partito Democratico, Pierluigi Bersani, per il Terzo Polo, Casini e Fini. Ringrazio il Presidente Casini di essere qui oggi. E ringrazio soprattutto e anche i ministri di quel governo che hanno ciecamente risposto a una chiamata del Presidente Napolitano e mia, con, credo, la consapevolezza in quel momento di andare incontro solo ad un grande peso, ma questo si fa quando si è chiamati, e oggi sono presenti la professoressa Fornero, la professoressa Severino, il dottor Passera, il professor Balduzzi e il professor Enzo Moavero Milanesi. Nessuno di noi ha pensato che forse, fatto l'inizio del risanamento, sarebbe stato meglio, con un'alta reputazione, lasciare il compito ad altri. E credo che tutti avessimo in mente, e lo suggerirei a quegli studenti che dalla Bocconi in futuro, cosa che incoraggerei, non escludessero un impegno pubblico ed eventualmente, se chiamati, anche politico. Abbiamo tutti in mente quella frase concisa con la quale il Presidente Mattarella ha detto al Paese con quale stato d'animo accettava il secondo mandato, che non era certo nell'orizzonte dei suoi personali desideri. Il suo. Presidente Trichet voglio dire che le sue parole dall'interno di quella banca centrale, che lui ha saputo far nascere dando fin dal primo giorno alla nostra nuova moneta, l'euro, lo stesso tasso, cioè dando, meritando nel mercato, lo stesso tasso di interesse del paese che tra tutti l'aveva più basso, cioè la Germania. Questo è stato un successo straordinario per una nuova moneta, di cui dobbiamo essere profondamente grati al Presidente Trichet e a tutti i suoi successori. Alla Presidente von der Leyen posso solo dire che io mi sento tuttora profondamente vicino alla Commissione, non ho certo avuto quei ruoli che troppo generosamente la Presidente ha voluto riconoscermi, ma certo è stato un enorme piacere per me vedere, dopo il suo arrivo nel 2019, la Commissione e di riflesso l'Unione Europea, mentre attraversavano le condizioni più difficili, fare quei passi di realizzazione della profezia di Jean Monnet, la costruzione dell'Europa attraverso le crisi, che ha portato la nostra Unione Europea che incontra ancora infinite difficoltà, di cui la Presidente ha parlato, ma tuttavia livelli di attivismo ben orientato davvero senza precedenti. Sono state dette parole questa mattina sull'unione tra l'Italia e l'Europa. Questo è stato un obiettivo un po' per tutta la mia vita. Sono profondamente grato ai miei colleghi della Bocconi che hanno voluto organizzare questa giornata e alle personalità che hanno voluto onorarla, e particolarmente al Presidente Mattarella, che negli anni in cui
ha retto la funzione più decisiva per la vita italiana nel medio-lungo termine, è sempre stato un punto di preziosa tessitura tra Italia ed Europa, non senza qualche, mi permetto di dire, provvidenziale intervento di discreto spegnimento di incendi potenziali o effettivi. Grazie Presidente. Rivolgo un saluto di grande cordialità alla Presidente della Commissione dell'Unione Europea, al Presidente del Senato, alle altre autorità, alle autorità accademiche, a tutti i presenti. Un saluto particolarmente intenso alle studentesse e agli studenti della Bocconi. 120 anni sono un arco di tempo ampio per la vita di una università. Pur se nel mosaico delle nostre università ve ne sono alcune che sfiorano il millennio di storia, questo arco di tempo ha permesso alla Bocconi di intercettare, di percorrere e di precorrere la modernità. Un sentimento che ha animato tutto il percorso di Milano, della Lombardia e dell'Italia, favorendone l'inserimento nel contesto europeo. Ancora oggi un percorso sinonimo di apertura e di innovazione. Questa università reca il nome del suo fondatore, imprenditore e pioniere della grande distribuzione commerciale nel nostro Paese. Non sono molto diffuse le esperienze di università che rendono onore ai loro fondatori addirittura con il nome del proprio dell'Ateneo. Oltre il mecenatismo, la figura di Ferdinando Bocconi propone per qualche aspetto un modello che superava altre esperienze. Si proponeva di unire, con il contributo decisivo di Leopoldo Sabatini, cultura industriale e cultura commerciale, avendo come elemento fondante la scienza economica nelle sue varie declinazioni. Molta strada è stata naturalmente percorsa dalla Bocconi da allora, con un'attenzione rigorosa alla salvaguardia dei valori di autonomia e di libertà. Sono valori antichi, valori che già avevano connotato la lontana stagione dei clerici vagantes, una sorta di generazione Erasmus ante litteram. Valori sempre attuali e preziosi, che inducono a sottolineare il ruolo irrinunziabile delle istituzioni dotate di autonomia, che arricchiscono la comunità nazionale. La Bocconi ha accompagnato in stretta interazione sociale ed economica la trasformazione della città di Milano, offrendo un accumulo di saperi e di sperimentazione nell'innovazione di grande valore, confermando come le università sappiano essere fondamenta e motore di sviluppo. Su questa base si comprende bene l'importanza di quanto abbiamo ascoltato stamani dai relatori. Ne viene confermato quanto il modello sociale europeo, Presidente von der Leyen,
sia debitore al mondo delle università e, per quanto oggi ci riguarda, anche alla Bocconi, che ha saputo coniugare in modo mirabile formazione e innovazione, con una selezione e valorizzazione delle eccellenze, accompagnata dall'impegno per l'ampliamento e la diffusione della conoscenza. Tutto questo siamo riconoscenti alla Bocconi e a chi, per oltre un quarto della vita dell'Ateneo, ne ha accompagnato guidandoli i passi e i successi. Mario Monti ha rappresentato e rappresenta una storia esemplare di scienziato dell'economia, di educatore, come poc'anzi ha testimoniato la studentessa con quelle belle parole, di statista italiano ed europeo, che ha segnato fortemente in passaggi delicati la vita del nostro paese, del continente e della dimensione internazionale, come abbiamo ascoltato dalla Presidente von der Leyen, dal Presidente Trichet, dal Presidente Amato, dal Direttore De Bortoli, dal Rettore, dal Professor Tabellini, dal nuovo Presidente, il Professor Siloni, cui rivolgo gli auguri migliori. Un impegno quindi quello del Professor Monti, che non verrà meno né presso la Bocconi né presso le istituzioni italiane ed europee. Del resto, il segno europeista del Presidente Monti ha contrassegnato tutta la sua lezione da varie sedi, vorrei dire Direttore De Bortoli da varie cattedre, che non sono soltanto quelle universitarie. La Repubblica gli è riconoscente e si ritrova nella decisione del mio predecessore, il Presidente Napolitano, di nominarlo senatore a vita. Auguri, professore. Thank you.